Alba è stata abbandonata in un ospedale. E guarda, guarda adesso dov'è? Ti sembra un atto di egoismo questo? Guarda, veramente. Può bastare, grazie. Luca, che tu lo voglia o meno, fai parte di una comunità. E quello che stai facendo con Alba potrebbe veramente cambiare la legge di questo paese riguardo alle adozioni per i gay single. Se tu non vai avanti con questa adozione, fai un errore. Non solo per Alba, ma per te e per tutte le persone che vogliono diventare genitore e non lo possono fare. Senza zucchero. Tu lo prendi senza zucchero? A me piace molto. Sai chi me l'ha insegnato a berlo così? Il mio ragazzo. Sì. E sai una cosa? Sono venuta qua per lui. Però mi raccomando, non lo dire a nessuno. Non lo dire a tua madre, eh? Non sa che stiamo insieme. Poi mi è venuto anche a trovare a Roma. E quando è venuto stava con suo amico. E quando ho visto il suo amico, tu non ci puoi credere. Era fantastico anche il suo amico. E ho pensato, ma perché non l'ho conosciuto anche lui? Perché non l'ho conosciuto prima? E da quando ho conosciuto il suo amico, io ogni volta che facciamo l'amore con lui, io penso al suo amico. Cioè chiudo gli occhi e penso a lui, apro gli occhi e penso a lui. Sai che vorrei io? Che il mio ragazzo e il suo migliore amico fossero una cosa sola. Anzi, vorrei che tutte e tre fossimo una cosa sola. Così non ci dovremmo scegliere. Dai, dai, sta uscì, sta uscì, ci siete? Ci siete? Ok, e dai, sta muto, portaci giù e non ti famo niente. Sì, va bene, lo so scopato l'uomo tuo! Perché l'uomo tuo è un gran fio, una mignotta, e noi siamo delle gran troie! Vabbè, adesso lo sai, te sta bene? Ammazzami, ammazzami, Ginè, ammazzami! E che famo ora? Non lo so, andiamo a farci la berretta, eh? Mamma? Ok. Quando... L'altro è quando ti rubano in casa e quando i malati temono più di morire. Perché i malati, anche se sono anziani, loro chiamano sempre il nome della mamma. Dicono mamma, mamma. E io cazzo mi dico mamma, mamma mia, quanto mi manca Marco, cazzo.